Buonasera a tutti gli ascoltatori di Borderlines. Allora, questa sera ci occupiamo di un tema storico, ma anche con molti agganci con l'attualità. È un tema un po' particolare perché si tratta dell'intreccio tra le case da gioco, i casinò, la massoneria, il potere, il delitto Matteotti. In particolare si parla della città di Sanremo, quindi del casinò della città di Sanremo, ma non solo, come vedremo. È appunto un argomento molto particolare, noi ne abbiamo già affrontati altri, gli argomenti storici dove diciamo, la massoneria ha avuto un ruolo predominante e lo affronteremo anche questa sera insieme allo scrittore Riccardo Mandelli. Buonasera Riccardo. Buonasera a tutti. Allora, Riccardo è autore di diversi libri proprio su questi temi che ho citato. Ovviamente questa sera, avendo poco tempo, cercheremo di dare un'idea di quello che è questo argomento che è molto ampio. Dopo ricorderemo anche i titoli di questi libri, adesso ne ricordo solo qualcuno: Al casinò con Mussolini, gioco d'azzardo, massoneria ed esoterismo intorno all'ombra di Matteotti. Poi ultimamente è uscito il libro nero del Festival di Sanremo, scritto insieme a Romano Lupi. Poi abbiamo anche L'ultimo sultano, come l'impero ottomano morì a Sanremo. Allora, Riccardo, cominciamo proprio dalla città di Sanremo, che è una città molto particolare per diversi motivi, tra cui la presenza di questo casinò. Sanremo è una cittadina che avrebbe anche potuto essere una delle cittadine turistiche italiane, insomma, tra le tante anche famose, come potrebbe essere Taormina, come potrebbe essere Viareggio o altre città, anche forse più famose di Sanremo. Per stare in Liguria ci sono cittadine anche molto belle che avrebbero aspirato alla stessa fama come Alassio, Bordighera. Però a Sanremo nel 1905 aprì un casinò. Un casinò che era, insomma, il gioco d'azzardo nella Belle Époque era praticato nelle località turistiche, era praticato dai turisti ricchi, dalla grande società internazionale, e quindi un po' dovunque sorgevano casinò, Kursaal, però quello di Sanremo probabilmente un po' perché era vicino alla Francia e quindi era vicino ad una zona, alla Costa Azzurra, dove storicamente si stavano affermando molti centri di gioco d'azzardo, no? Quindi insomma, è una trentina di chilometri da Monte Carlo e quindi insomma, ha un'influenza importante oltre confine. E poi forse perché la Liguria è anche un po' una zona in cui gli interessi della casa regnante dei Savoia erano particolarmente rappresentati. Ecco. E il casinò di Sanremo acquista un'importanza maggiore di altri. E a creare il casinò, forse per questo, forse è una questione che si costruisce nel giro di qualche anno, a creare il casinò sono esponenti della massoneria, sono della massoneria locale. Una massoneria molto collegata, strettamente collegata a quella francese. Una massoneria che poi, quando nel 1908 ci sarà la separazione tra due obbedienze, sarà poi, apparterà il Grande Oriente d'Italia, quindi alla fazione più, come dire, più anticlericale, più sì, insomma, più laica del movimento massonico. Il casinò è un centro sicuramente dal punto di vista economico fondamentale, perché è capace di raccogliere denaro. È capace di nascondere il denaro, perché il denaro che entra nel casinò e che esce dal casinò non è registrabile, insomma, in modo facile, quindi sarà sempre un luogo dove avverranno manovre, che poi sarà essenzialmente riciclaggio del denaro sporco, cioè,
comunque sia è un centro dove il denaro appare e scompare in modo abbastanza misterioso. Poi sarà un centro politico importante perché all'interno di una città come Sanremo, dove si incontrano personaggi politici della finanza o dell'industria, avvengono scambi importanti, quindi sarà in qualche modo una piccola capitale davvero occulta della Belle Époque, Sanremo. E poi, non ultimo, è anche un centro in cui il gioco d'azzardo è un elemento, ecco, anche esoterico, un aspetto esoterico, ha dei risvolti magico-cabalistici che comunque la massoneria ha sempre coltivato, no? Quindi, potere, denaro, contatti, livello internazionale, un aggancio internazionale e un aspetto appunto anche legato al mondo dell'occulto, dell'esoterismo, lo rendono davvero quasi un tempio massonico. Ecco, in realtà il casinò potrebbe quasi configurare come un vero e proprio tempio massonico, perlomeno di una certa fazione della massoneria, perché poi anche la massoneria ha anche aspetti, non tutto il movimento massonico ha lo stesso, come dire, ha la stessa ispirazione, ma esistono anche differenze interne alla massoneria. Dal 1905 in avanti il Casinò di Sanremo diventa un centro fondamentale di spionaggio, riciclaggio, decisioni importanti, anche fondamentali, anche per la storia non solo del nostro paese, ma anche per la storia di tutto il mondo, insomma. E non è un'esagerazione, perché a Sanremo nel 1920 si terrà la conferenza che disegna il Medio Oriente così come lo conosciamo noi adesso, no? Con gli stati che non conosceranno mai un attimo di pace da allora fino ai giorni nostri. Ecco, quindi si tratta di un vero e proprio progetto massonico che ha coinvolto la città di Sanremo e infatti non a caso poi è proprio lì che è nato il Festival della Canzone Italiana, con tutti i risvolti che ci sono dietro. Sì, un progetto nel senso che, ma intanto il progetto massonico è quasi, se volete, è tutta la modernità, è un progetto massonico, perché in realtà i grandi architetti del mondo contemporaneo, come noi lo conosciamo adesso, la borghesia, i strati finanziari che hanno costruito il nostro mondo, erano legati da vincoli quasi sempre massonici. Insomma, la storia d'Italia, dell'Unità d'Italia, dell'Unità d'Italia in avanti, le nostre istituzioni si identificano praticamente, almeno fino all'avvento del fascismo con la massoneria. Estromesso il cattolicesimo dalla vita politica, la modalità organizzativa della classe dirigente di allora era la loggia massonica. In particolare, po' Sanremo, come anche un po' tutte queste località turistiche, rispondono ad un vero e proprio progetto che lega insieme l'idea di dare all'uomo una sorta di surrogato di paradiso materialistico, in qualche modo compensatorio rispetto alla religione, no? Un progetto quasi religioso. Il turismo in fondo ha aspetti che in quel modo sono una parodia della religione, no? La ricerca di un luogo dove non ci sono contraddizioni, dove è assente il male, il dolore, ecco, dove però esiste una sorta di serpente tentatore che è il gioco d'azzardo, perché altrimenti il puro paradiso non è naturalmente su questa terra, non si può trovare. Ecco, quindi esiste davvero un disegno che prende forza sostanzialmente da quello che la massoneria crede, ha creduto o ha ritenuto di interpretare. E poi
sostanzialmente da lì, nel dopoguerra, quando poi la società di massa si realizza, allora anche davvero diventa anche uno strumento per manipolare, influenzare, creare costume, creare cultura popolare, che asseconda davvero un progetto, un disegno, che è quello che poi ha portato noi ad essere come siamo, no? Consumatori, critici, materialisti, edonisti, senza una dimensione religiosa, una dimensione trascendente completamente cancellata, insomma, come deve essere la massa, il popolo, come deve essere costruito la mente dei governati. Sicuramente per l'Italia saremo stato un centro di irradiazione di questo disegno. Come deve essere l'italiano, ma anche l'europeo, l'uomo contemporaneo, si vedeva bene, no? Fin dall'inizio, fin dagli anni 60. Non sono passati tutti da lì, i modelli che ci hanno reso quello che siamo, ma non solo i modelli, perché poi dal casino di Sanremo negli anni 70, 60, 70 sono passati grandissimi interessi legati alla lotta al comunismo, sono passati i servizi segreti, sono passati finanziamenti transitavano dal commercio, dal traffico di droga, poi appunto al finanziamento della lotta anticomunista, che non si può fare alla luce del sole. Insomma, è davvero cioè, ci sono tante di quelle cose all'interno, che girano intorno al casino, al festival, alle persone che sono incontrate lì, ai misteri che sono avvicendati intorno al casinò, agli stessi gestori del casinò, che poi sono stati anche i segreti manager del festival, perché almeno fino alla fine degli anni 70 festival e casinò erano un binomio indissolubile. In sostanza, il festival è nato per i clienti del casinò e ha continuato ad esistere almeno per un lungo periodo come espressione del casinò. Insomma, il casinò ha sempre fatto spettacolo dall'inizio, da quando è nato. Cioè, lo spettacolo è sempre stato una componente fondamentale associata al gioco d'azzardo. E quindi il festival alla fine è diventato una sorta di ampliamento di un aspetto che è sempre stato contenuto nel pacchetto d'offerta del gioco, del turismo, solo che ha assunto una dimensione nazionale, grazie alla radio, poi grazie alla TV. Ecco, facciamo un passo indietro per quanto riguarda il gioco d'azzardo, perché tu nei tuoi libri, in particolare in due dei tuoi libri, affronti il delitto Matteotti, che è collegato appunto al gioco d'azzardo. Collegato come? Sì, beh, qui bisogna tenere presente una cosa: il gioco d'azzardo non era è ancora adesso punito dal codice, l'organizzazione del gioco d'azzardo è ancora adesso punita dal codice penale. Articoli 718-722, prima erano altri nel codice penale, ma comunque sia, si giocava lo stesso, perché almeno nelle grandi località turistiche, dove i clienti erano stranieri oppure anche italiani molto ricchi, tendenzialmente si giocava con dei permessi però temporanei, rilasciati dai prefetti, rilasciati dalle autorità in modo informale, così sottobanco, in modo inufficiale, dove un po' tutti guadagnavano, perché guadagnavano i funzionari, guadagnava il Ministero degli Interni, che comunque aveva interesse a controllare un fenomeno che comunque tende sempre a verificarsi anche al di fuori della legge. E avevano interessi anche gli organizzatori del gioco, oltre che tutti quelli che ruotavano intorno a questo mondo. Un mondo, tra l'altro, univa, un'IVA
figure molto, socialmente molto elevate, molto alte. Io so, nell'organizzazione del gioco d'azzardo erano implicati parenti di regnanti, parenti di cancellieri o di capi di governo, insomma, sono cose che vediamo, troviamo nei documenti. E poi anche tutto un aspetto criminale, un aspetto invece legato alla criminalità organizzata, perché comunque il gioco d'azzardo è l'aspetto che lega il gioco alla criminalità esiste sempre. Ecco, quindi era un mondo molto particolare e sostanzialmente quello che cercava di fare questo mondo era ottenere un riconoscimento un po' più chiaro, no? Quindi cercare di legalizzare quello che fino a quel momento era invece svolto nella penombra, se non proprio nell'ombra. Avevano provato, anche perché sono coinvolti nell'organizzazione del gioco, grossissime realtà finanziarie. In sostanza in Italia all'inizio del secolo era la più importante banca presente sul nostro territorio, cioè la Banca Commerciale Italiana, che attraverso certe aziende a lei collegate aveva i più grossi interessi nell'organizzazione del gioco su vasta scala, naturalmente, non nelle piccole business. E quindi fin da prima della prima guerra mondiale avevano cercato di legalizzarlo in qualche modo, ma non erano riusciti a farlo. Le iniziative proprio a livello parlamentare erano cadute. Subito dopo la prima guerra mondiale ci riprovano, e ci riprovano in forze, ci riprovano con il nuovo capo del governo, un uomo che aveva preso in mano insomma, il paese, ereditando tutto quello che lo Stato liberale aveva lasciato in sospeso, no? Tutti i problemi che aveva lasciato in sospeso lo Stato liberale. Uno di questi era la legalizzazione del gioco d'azzardo, che chiaramente è fascista. Mussolini, che è una creatura non, certamente non estranea ai progetti, all'architettura della società massonica nel momento in cui bisognava contrastare il comunismo, il fascismo, è stato tirato fuori dal cilindro come un coniglio, cioè, un prestigiatore. E su Mussolini hanno cercato di agire quelle forze che già prima della guerra avevano cercato di legalizzare il gioco a livello appunto parlamentare. Ora, noi all'inizio non ci riescono subito, ma nell'aprile del 24 il governo fascista emana un decreto che legalizza il gioco nelle località turistiche. Ora, noi sapevamo già, grazie insomma, a lavori che hanno fatto storici insomma, importanti, che in realtà il diritto Matteotti, per quello, cioè, noi conosciamo il diritto Matteotti, avvenne perché Matteotti tenne un discorso infuocato contro il fascismo il 30 maggio 1924. Ecco, non regge come spiegazione. Non regge perché non, insomma, tutte le circostanze, la gravità del delitto, tantissimi indizi e tantissime considerazioni spingevano già allora a pensare che ci fosse un movente più importante, no? Ora, il movente è stato Rizzo De Felice, per esempio, nel dopoguerra, ha riportato alla luce questa ipotesi, che era la prima che si era affermata subito nei giorni immediatamente dopo il delitto avvenne il 10 giugno del 24. Ecco, però l'idea principale era che si trattasse di un fenomeno di corruzione su cui Matteotti stava indagando attraverso i suoi legami inglesi e francesi riguardo alle concessioni petrolifere. C'è stato un grosso lavoro a fine degli anni 90 di Mauro Canali sul caso Sinclair. Però in realtà Matteotti lasciò scritto fin da allora che i suoi obiettivi, quello su cui stava lavorando, erano due, cioè dische e petroli. Ora, sulle dische non aveva indagato nessuno, perché probabilmente solo negli ultimi anni abbiamo visto che affare può essere il gioco d'azzardo per lo Stato, no? E per chi si appoggia allo Stato per
per esercitarlo. Solo adesso abbiamo visto davvero che cos'è il gioco, perché fino a una decina d'anni fa il gioco d'azzardo in Italia cos'era? Super Enalotto, no, era davvero abbastanza limitato. Negli ultimi 10-15 anni è esploso il fenomeno. E quindi in realtà ci sono tantissimi indizi che ci portano verso l'idea che Matteotti stesse lavorando su due piste per smascherare la corruzione all'interno del governo, cioè la corruzione che legava il governo alle grandi realtà finanziarie, queste a loro volta legate a degli aspetti delle realtà massoniche, va bene? E che appunto le due piste fossero le concessioni petrolifere e le concessioni per il gioco d'azzardo. Ecco, la pista legata al gioco d'azzardo è secondo me più importante perché in realtà almeno due degli uomini che concretamente, proprio praticamente lo rapirono e lo uccisero quel giorno a Roma, avevano in mano, avevano nelle tasche una concessione per gestire uno dei casinò, oppure una parte del gioco che era reso possibile, sarebbe stato reso possibile dal decreto che Mussolini aveva emanato, ma che stentava a far applicare perché si erano sollevate polemiche gigantesche immediatamente su questo tema. Il gioco d'azzardo è sempre stato un tema che ha scaldato l'opinione pubblica, ha trovato sempre l'opposizione, per esempio, forte dei cattolici. Insomma, era un ottimo argomento per fare lotta politica e per inchiodare Mussolini a delle colpe che conducevano direttamente verso un personaggio debole, più debole della famiglia, più debole di lui su questo aspetto, che era il fratello. Molto legato a personaggi che gestivano il gioco a Milano, quindi nel tempo in cui poi si era affermato Mussolini come direttore del Popolo d'Italia. Insomma, in sostanza, il periodo 1914-1919, quando Mussolini passa da socialista a organizzatore del fascismo, era pieno per lui di contatti molto dubbi, equivoci, che stavano venendo alla luce e Matteotti sì, sicuramente lavorava su questi temi, perché poi era anche un mezzo per indebolire il governo, per attaccarlo, per tenerlo sulle corde, per fargli perdere consensi. Non era ancora un regime il fascismo nel 1924, anche se aveva vinto le elezioni, aveva vinto anche con una certa larghezza. Ecco. A ucciderlo sono stati un gruppo, famosa cieca del Viminale, però all'interno di questa cieca del Viminale almeno due, se fossero emerse le cose che non dovevano emergere sulla concessione del gioco d'azzardo, avrebbero perso un affare enorme, l'affare della vita, no? Per gente che si era sempre barcamenata tra affari, criminalità politica o piccola criminalità, insomma, come Albino Volpi, per esempio, che pare sia stato quello che poi proprio ha vibrato la coltellata che l'ha ucciso. Ci sono, Riccardo, due elementi che tu hai citato prima e che mi hanno colpito e vorrei magari farti dire qualche cosa in più su questi due elementi. Uno è quello dell'esoterismo legato al gioco d'azzardo e poi hai citato una conferenza, un incontro sul Medio Oriente che si è svolto a Sanremo. Quindi magari se possiamo dire qualcosina in più su. Sì, sull'esoterismo è un tema difficile, naturalmente, però Beh, tenete certo, è molto presente, ampio e di sicuro non speriamo sì, riusciremo a trattarlo in pochi minuti. no, tenete presente, dobbiamo tenere presente un po' forse partendo da Freud, che quando scrive Dostoevskij e Parricidio mette in relazione il gioco d'azzardo con la religione. Perché in qualche modo il giocatore che cosa cerca di fare giocando, puntando per esempio alla roulette? Il romanzo di Dostoevskij era ambientato in una delle prime località
metà 800, dove si giocava l'azzardo, secondo una formula abbastanza moderna, no? Proprio una località termale, potrebbe essere stata una piccola Sanremo di 50 anni prima, no? Località termale con grandi alberghi, casino, gente che si disperata, che si rovinava, roulette poi la chiamava, roulette borga. Perché alla fine il giocatore cosa fa quando punta? Sfida, se volete, sfida l'ignoto, sfida la potenza che determina gli avvenimenti, no? Quindi in sostanza sfida Dio. Sfida imponderabile il potere ignoto che si nasconde dietro questo mondo. E per Freud è una sfida poi in realtà al padre. Che quindi necessariamente viene punita con la sconfitta, insomma, il giocatore in realtà vuole perdere. Però ecco, questo aspetto religioso del gioco c'è, è sempre stato sottolineato. Il gioco d'azzardo nasce, pare, insomma, chi lo scrive nei santuari nell'antico Egitto, proprio come una forma di divinazione. Cioè, nasce legato in qualche modo alla religione, ecco, anche se in modo forse quasi da parodia o forse da antireligione. Ma in particolare poi la roulette, se ci pensate, ecco, questo è un po' forse, possiamo solo dire questo per dare un esempio. Che cos'è la roulette? Che nella versione ci sono due versioni, quella americana e quella francese, comunque. I 36 numeri disposti intorno alla ruota sono l'equivalente dei 360 gradi dell'eclittica celeste, se ci pensate. Solo che innanzitutto qui i numeri non sono disposti in ordine, ma sono appunto disordinati, sono sparsi, cioè l'elemento del caos è inserito, no, all'interno dell'ordine celeste. Poi il piatto della roulette, se volete, è rovesciato rispetto alla volta celeste, quindi c'è proprio un rovesciamento, no. Pensate al planetario, nei 360 gradi, lo girate, i 360 gradi vengono sparsi e all'interno viene inserito lo zero o il doppio zero, che sono, vabbè, nella versione francese uno zero, in quella americana due, che sono poi alla fine il guadagno del banco, no? Quello che permette poi al banco di guadagnare. E la pallina, che come corpo celeste vaga da un punto all'altro di questa volta celeste rovesciata, garantendo invece il guadagno al biscottiere che, come dire, fa da mediatore tra la speranza del giocatore di sfidare, di interpretare, insomma, l'imponderabile e invece il desiderio di guadagnare, cioè proprio materialmente, che chi vuole dominare in questo mondo. Metti in atto, tenete presente che la somma da 1 a 36, 1 più 2 più 3 più 4, eccetera, più 36 fa 666. E chiaramente, insomma, è un numero simbolico. Insomma, in sostanza, la roulette è una piccola macchina cosmica rovesciata, quindi se vogliamo, con tutto il rovesciamento, cioè il rovesciamento è sempre un carattere di controiniziazione, no? Se vogliamo di demoniaco, diabolico, è molto, molto legato proprio all'aspetto della tentazione all'interno del paradiso terrestre, che era la località turistica, si inserisce il gioco d'azzardo, la tentazione, il satanico, in qualche modo proprio accennato minimamente, ecco, sono questi gli aspetti che possono introdurci all'idea dell'esoterismo legato al gioco. Il fatto che fosse la massoneria a gestire il gioco, vabbè, insomma, c'è tutto l'aspetto esoterico della massoneria, che non è necessariamente, intendiamoci bene, non è necessariamente
rovesciato contro l'iniziato satanico, però alcuni aspetti così, insomma, un discorso che andrebbe sicuramente approfondito, anche legato ad autori che sono stati giocatori, ma anche hanno proprio parlato di esoterismo legato al gioco. Guardate, nel casinò di Sanremo, i grandi gestori del casinò degli anni 20, 20-30 erano anche i massimi, forse tra i massimi personaggi o tra i massimi esponenti di quel mondo esoterico di cui noi conosciamo esponenti, come che so, Italia, Livola, per esempio uno di questi, Marco Spraini, che fu uno dei gestori principali del casinò tra gli anni, tra il 20, 28 e la Seconda Guerra Mondiale. Era uno dei più grossi studenti in Italia del movimento steineriano, ecco, per esempio. Cioè, esiste all'interno del casinò un comprovato rapporto tra esoterismo e gioco, perlomeno per i personaggi che partecipano al gioco. Discorso lungo e difficile, però se vogliamo accennarlo in breve, per adesso posso dire questo: ci sono legami sia a livello così intuitivo, ma anche legato proprio al gioco in sé, ma anche legami che riguardano personaggi che sono protagonisti nel mondo del gioco e nel mondo dell'esoterismo. Potrei dirlo in questo modo, almeno accennarlo. Sì, infatti poi avremo sicuramente modo di approfondire in altre occasioni. Invece, brevissimamente, quella conferenza sul Ah Medio sì, Oriente a cui allora sì, la conferenza di Sanremo, 19-26 aprile 1920, a Sanremo convergono i vincitori della prima guerra mondiale, quindi capi di governo di Francia, Italia e Gran Bretagna, e qui naturalmente non è solo, cioè le conferenze in genere si riprendono una dopo l'altra, quindi questa è un prolungamento della conferenza di Parigi, però a Sanremo vengono proprio disegnati i punti fondamentali, salienti di come sarà il Medio Oriente dopo la caduta e la spartizione dell'impero ottomano, no? Viene in sostanza la parte turca avrebbe dovuto sparire o diventare molto, molto ridotta, molto piccola, ma questo poi non si verificò perché ci fu tutta la vicenda di Atatürk, della guerra contro i greci, la guerra greco-turca, insomma. Quindi sull'Anatolia avvenne qualcosa di diverso da quanto decise Sanremo, ma per il resto nel Medio Oriente quello che venne tracciato allora più o meno è quello che ci troviamo adesso, quindi nasce l'Iraq, nasce la Siria, da cui poi nascerà il Libano, nasce la Transgiordania, insomma, nasce il Medio Oriente al servizio degli interessi economici delle grandi potenze, che sono essenzialmente interessi petroliferi, erano chiarissimi già allora gli interessi petroliferi, e da allora in poi tutto ruoterà intorno agli interessi petroliferi. Ma solo una parola, per citare un caso, uno dei pomi della discordia era la cittadina di Mosul, che si trova nella parte curda dell'Iraq. Già allora non si mise d'accordo, e ancora adesso dove sono i combattimenti in questo momento più insistenti, insomma, qual è il punto, il perno in questo momento della strategia del possesso anche adesso di Mosul, no? Insomma, vicenda di queste settimane, di questi mesi. Quindi, Sanremo, come anche altre città, perché subito dopo Sanremo andranno a Spa, che è altro luogo termale belga, molto analogo. Sanremo è conosciuto, per esempio, ecco, a Sanremo venne sostanzialmente messe proprio anche le basi per la nascita dello Stato di Israele. Questo è riconosciuto anche soprattutto direi, dai movimenti che in Italia adesso, per esempio, movimenti, sì, credo
cristiani per Israele, c'è tutta un'organizzazione che nel 2010 ha celebrato anche il 90° anniversario di quella che viene considerata il momento fondamentale, almeno dal punto di vista proprio dell'iniziativa politica, per mettere in atto il patto che ha permesso la nascita, poi pian piano, no? Dopo la seconda guerra mondiale, del Trattato di Israele. Quindi, insomma, è davvero un centro di potere, simbolicamente ci porta fino ad oggi nei nodi più importanti della nostra storia. Sarebbe davvero uno dei nodi di una rete che si estendeva su tutta l'Europa, una rete dove i potenti si trovavano a loro agio e combinavano i loro affari e prendevano le loro decisioni. Eh sì, davvero sono molto interessanti questi intrecci perché come abbiamo visto c'è tutto, c'è il potere, la politica, il potere finanziario, l'esoterismo, la geopolitica e quello che sarebbe poi diventata nei decenni successivi e anche oggi l'attuale geopolitica, in particolare il centro, diciamo, di tutte le discordie che è il Medio Oriente, come vediamo anche ai giorni nostri. Sicuramente approfondiremo, come ho detto prima in un'altra occasione, Sarebbe perché piacere, c'è certo. tanto da dire, però abbiamo cercato di dare perlomeno degli spunti e penso che ne abbiamo dati parecchi di spunti perché appunto ci sono tanti, tanti legami, tanti intrecci. Ricordiamo sul finale alcuni titoli dei tuoi libri, così se gli ascoltatori vogliono approfondire poi possono leggerlo nei tuoi libri. Sì, ti ringrazio. Visto che abbiamo finito con la spartizione del Medio Oriente, di questo tema ho parlato nell'ultimo sultano, come l'impero ottomano morì a Sanremo, è uscito qualche anno fa con la casa editrice di Torino, Lindau, ma non parla solo tanto della conferenza di Sanremo, quanto del fatto che 3 anni dopo, cioè nel 1923, arrivò a Sanremo in esilio l'ultimo sultano ottomano, dove che morì lì. Tra l'altro, non crediate che tutte queste morti, esilio e morte, siano privi di ombre, di misteri e di intrecci che rasentano il giallo. Ecco, morì 3 anni dopo, al culmine tra l'altro della crisi per l'attribuzione definitiva di Mosul, che venne attribuita all'Iraq, cioè poi agli inglesi alla fine, in sostanza. Sul delitto Matteotti avevo scritto, anzi, sul rapporto tra gioco d'azzardo, industria del gioco d'azzardo e fascismo, scritto al Casinò con Mussolini, e già lì ho affrontato il tema del delitto Matteotti. Poi, dato che però si perdeva all'interno di un discorso molto più ampio, cioè si perdeva, cioè si sfumava forse un po' all'interno di un discorso molto più ampio, allora ho estrapolato il tema del delitto Matteotti e ho pubblicato 2 anni fa, mi sembra, 3 anni fa forse, Decreti sporchi, la lobby del gioco d'azzardo e il delitto Matteotti, che tratta proprio esclusivamente di questo tema. Poi, se invece il discorso vuole essere ampliato un po' a tutta l'industria del gioco, dalla fine dell'Ottocento a oggi, in particolare i 4 casinò italiani, perché poi dopo il casinò di Sanremo sarà legalizzato anche quello di Campione, poi sarà legalizzato quello di Venezia, nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra quello di Stevenson. E resteranno i soli 4 casinò legali, diciamo, in Italia. E di questo ho parlato nelle case del destino, uomini, fatti, segreti e industria del gioco d'azzardo in Italia da fino all'Ottocento e o a oggi, mentre poi abbiamo già parlato del libro nero del Festival di Sanremo, no? O comunque abbiamo accennato al Festival, il libro nero del Festival di Sanremo, che ho scritto con un giornalista di Sanremo che si occupa di Festival, Romano Lupi, e invece molto poche settimane fa è uscito un mio libro che si intitola
po' provocatoriamente i Fantastici 4 versus gli Enin, una missione della massoneria italiana nella Russia del 1917, che racconta appunto una missione, cioè un viaggio ufficioso di quattro esponenti del Grande Oriente d'Italia che vengono inviati dal governo italiano, però nascosto, nel maggio del 1917 per cercare di fare in modo che il governo nato dalla rivoluzione di febbraio, cioè dalla prima rivoluzione russa, non si sognasse di uscire dalla guerra, dove noi eravamo entrati tra l'altro su insistenza, davvero su manovra, soprattutto nel Grande Oriente d'Italia, perché altrimenti insomma, il rischio era quello che poi tra l'altro si verificò, che la Germania potesse spostare le truppe dal fronte russo e quindi poi fare pressioni sul fronte occidentale e su quello italiano, come poi infatti si verificò con Caporetto. E quindi Fantastici 4 verso Lenin racconta questa vicenda e si inserisce quindi anche nella celebrazione, nella memoria che in questo momento è l'attenzione che si sta dedicando al centenario della rivoluzione. Poi d'ottobre siamo ancora nel periodo che corre tra la prima rivoluzione e quella che poi porterà al potere i partiti comunisti. Insomma. Ecco, questo direi che sono le cose più importanti. Bene, Riccardo, ti ringrazio per questa intervista e ti auguro una buona serata. Grazie, grazie a voi, buona serata.